Eccoci qua, 2 giorni dopo la consegna, perché ieri mi sono preso un giorno di ferie, essendo un po' stanco da questo progetto, ma oggi carico di unboxare questo nuovo prodotto. Il prodotto che andremo a vedere è un prodotto della Catabriga, un mini pastorizzatore adatto per le piccole attività come gelaterie, pasticcerie o anche ristorazione. Io lo trovo indispensabile per chi fa gelato veramente, perché permette di fare piccole quantità da 3 litri a 7 litri di pastorizzazione, quindi potrebbero essere dei test per un gusto, così da non dover stare a cucinare nel pentolino perché è un miscelatore. Non ha un compressore, quindi va riscaldato con l'acqua e va raffreddato ad acqua. Molto utile, molto semplice e una cosa che secondo me non deve mancare nelle vostre gelaterie se volete fare gelato di qualità e avere sempre un gusto speciale, magari al mese, come nella grande ristorazione che ogni mese si cambia menù o si aggiunge un piatto per invogliare il cliente ad assaggiare e a capire la vostra personalità. Bando alle ciance, adesso lo proviamo a moxare. Istruzioni, andiamo a vedere cosa contengono. Allora, moduli di installazione, varie lingue. Figo. Schema elettrico e manuale di istruzioni. Proseguiamo. Oddio, è enorme. Sono troppo contento. Era una cosa che desideravo, che usata non si trovava. E quindi l'ho dovuta comprare nuova. Coperchio, come potete vedere non è grandissimo, da 3 litri, può fare anche 2 litri, però dovete aiutarlo nella miscelazione. Varie oggettistiche. Per pulirlo, però grasso lubrificante, resto del carlino, no scherzo, non so cosa ci sia qua dentro, non so cosa sia, vabbè, varie oggettistiche, vedremo come devo fare, se le dovrò montare, forse già un po' montato. Questo togliamo, riuscirò a tirarlo fuori? Mi
peso di 37 kg, quindi è molto leggero proprio perché non ha il compressore. Andiamo a volare per quello che serve. Voilà. Ed eccolo qua, bisognerà trovare una presa. Va a 220, quindi stupendo, si potrà mettere una presa semplicissima. Andranno un attimo rispellati i fili perché sono stati leggermente tagliati. Stupendo. Ora vi faccio vedere com'è l'interno. L'interno è molto semplice. Come vedete ci sono le tacchette dei litri, quando mi zoom bene, 3, 4, 5, può arrivare fino a 7 litri. Quello che ho tolto prima è l'agitatore o il miscelatore, praticamente questo ruota ad alta velocità e fa girare la miscela qua dentro. Questo è l'ugello per far uscire l'acqua per pulire. Caratteristiche molto semplici. Ovvero in questo modo inizia a scaldare la miscela, la porta alla temperatura impostata tramite questo timer, possiamo fare la temperatura che vogliamo per varie lavorazioni, possiamo anche far sciogliere del cioccolato, possiamo fare il gusto crema, possiamo portarla fino a 100 gradi per fare altri tipi di lavorazioni, possiamo fare qui dentro lo sciroppo di zuccheri per i nostri sorbetti e quando arriva a temperatura si stacca automaticamente e va in raffreddamento. Il raffreddamento avviene tramite l'ingresso di acqua e la fuoriuscita, quindi si raffredda in modo naturale come le altre macchine da gelateria. Questo bottone serve per far uscire l'acqua per lavarlo. Molto semplice, la fuoriuscita, questo va ruotato e il liquido esce da qua. Per pulirlo, semplice, c'è questo bottoncino, lo spingiamo e lui viene via. Sempre bisogna ingrassare gli OR, consiglio, così evitiamo che si secchino e si rompano. E niente, adesso vi faccio vedere dove io la posizionerò nel mio laboratorio, piccolissimo laboratorio, e vediamo che in un prossimo video magari vi faccio vedere anche come come poter fare una base qua dentro, che sia panna, che sia cioccolato, che sia un test, che non so, magari di nocciole, visto che non ho ancora aperto la gelateria e sono in fase test, e per farvi vedere come funziona e quanto è semplice utilizzarlo. Quindi questo era un unboxing molto veloce e vi terrò aggiornati col prossimo video. Grazie per avermi visto, ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per avere tutte le notizie e seguitemi anche su Instagram come Sabrià Gelato e alla prossima. Ciao ragazzi!